Buonasera a chi si connetterà. Questa sera abbiamo un ospite super speciale. Subito precipitata a invitare alla nostra diretta. Questa sera parliamo di un romanzo bellissimo che intanto inizio a farvi vedere. Ecco. Matteo, vediamo la tua cucina, non vediamo te. Ciao. Eccomi, Ciao, come andiamo. stai? Sempre formidabile con Instagram. Ah, chi tu? Io. No, io no, super davvero. Io il solito pirla. Certo, Non ti preoccupare, abbiamo visto un pezzo di tavolo, non è successo niente. Poteva esserci ben di peggio da vedere, visto il tenore di questo romanzo, insomma, Ah, per beh, fortuna. Se certo. la povera monaca di Monza avesse avuto Instagram, sarebbe stato un bel problema per lei, altro che, vabbè, noi Ah, beh, iniziamo a certo. altro che privacy, insomma. Allora, stavo dicendo, presentiamo, questa sera parliamo di questo romanzo e del coraggio di Matteo di raccontare questa storia, perché è una storia per cui ci vuole coraggio. Cioè, secondo me solo tu potevi tirar fuori un romanzo del genere, e lo dico con grande ammirazione. Marianna, io sono la monaca di Monza, uscito da pochissimo, assolutamente super godibile, si legge veloce, non perché non sia interessante, ma si legge veloce proprio per lo spessore e la capacità che hai avuto di ricostruire proprio il sistema valoriale del personaggio. Questa prima persona è ammaliante, io te lo dico, adesso insomma comunque ne parliamo. Stanno già arrivando commenti che dicono che l'hanno letto il giorno d'uscita, che l'hanno adorato, eccetera, eccetera, quindi insomma non sono l'unica. Ovviamente alla fine del romanzo ho trovato una nota dell'autore e partiamo da lì. Quanta ricerca al solito hai fatto? Ma allora, ciao, grazie dell'invito Stefania, è sempre un piacere essere in diretta con te. Grazie. Ma guarda, ricerca ce n'è stata tanta, anche se poi il problema era opposto un po' questo, forse l'ho scritto, adesso non mi ricordo, una nota d'autore rispetto a Paola e Francesca, cioè lì avevo non molte fonti, ho dovuto inventare parecchio, qui ne avevo talmente tante che ho detto, oh mio Dio, cosa racconto? Nel È senso, non questo. posso raccontare. Non posso raccontare tutto, sono partito da questo testo molto bello che avevo trovato in una delle mie passeggiate lungo i navigli di Milano, che amo così tanto, in una libreria antiquaria. Ho trovato questo volume curato da Ermanno Paccagnini, uscito negli anni Ottanta, credo per Garzanti. E la libreria gentilissima mi ha procurato questo volume, mi ha detto se stai cercando qualcosa sulla monaca di Monza, leggi questo. Aveva ragione, evidentemente io cercavo proprio un testo del genere perché è un libro che contiene gli atti, cioè completamente gli atti del processo del 600 alla monaca di Monza, con un commento appunto di Ermanno Paccagnini, grande italianista, grande critico letterario. E io sono partito da lì perché era il modo, insomma, è il mio modo consueto cercare la voce del protagonista o della protagonista, lo si può fare nei modi più vari. In questo caso, appunto, mi pareva molto sensato partire dalle dichiarazioni, dalle rilasciate nel corso del processo del 600 al vicario criminale, la voce non solo sua, ma anche di tutte le consorelle e di tutti i protagonisti di questa che è una vera e propria tragedia greca o dramma shakespeariano, che dir si Mamma voglia. mia. Mareale. E poi da lì in realtà, vabbè, ho saccheggiato tutta una serie di altri testi. Vabbè, mi piace ricordare comunque, no, anzi, senza comunque, quello di Roberto Gervaso, grande storico, autore, giornalista, del passato che aveva dedicato, ampie pagine alla monaca di Monza, ma poi anche a Casanova e Cagliostro, altri due personaggi a me cari, cui. Insomma, su Casanova ho già scritto, su Certo. Cagliostro chi lo sa, e in ogni caso diciamo che oltre a lui, insomma, tanti altri testi io cerco di riportarli, ovviamente partendo però dalla grande suggestione manzoniana, perché quest'anno sono i 150 anni di Manzoni. Sì. È mia opinione, ma sono credo tra i pochi a crederlo, evidentemente, che non sia stato, insomma, secondo me, Celebrato. celebrato adeguatamente, abbastanza. Non so perché, forse perché
è imposto molto a scuola e quindi magari si pensa che sia amato, ma forse non è così amato. Oppure perché l'Ottocento fa sempre paura all'Italia, non ho ancora capito perché, il romanticismo va di retro, eccetera, eccetera. E fatto sta che insomma Calvino lo stanno celebrando in tutti i modi e va benissimo, io sono un fan sfegatato dei nostri Sfegatato. antenati, eccetera, eccetera, però insomma l'uno non esclude l'altro, Manzoni l'ho trovato insomma, tutto sommato poco raccontato, c'è chi l'ha fatto e molto bene, mi piace ricordare Marina Marazza con le mogli di Alessandro Manzoni, pubblicato la Solferino, ad esempio, proprio questa, cioè, in verità credo che il libro sia del 2022. È uscito un bel romanzo per Giunti dedicato al Conte Attilio, però insomma in generale, ad esempio, anche al Salone del Libro, tutto sommato, sta grande attenzione a Manzoni, io non l'ho vista né sentita, mi ha un po' amareggiato, devo dire la verità, questa cosa è stata una scelta che insomma non mi trova concorde, anche perché credo che la storia d'Italia non si fermi all'antifascismo, alla prima guerra mondiale, insomma ci sono un po' di anni prima, la mia missione ormai è questa e quindi finisco con questo pistolotto e dico che era giusto raccontare, secondo me, un personaggio iconico dei Promessi Sposi. Invito tutti coloro che hanno a che fare con i Promessi Sposi a leggerlo come se fosse un grande romanzo d'avventura, cosa che è, cioè senza stare troppo a impazzire sul ramo del lago di Como e andando avanti a sprombattuto, godendosi la notte degli imbrogli, l'assalto ai forni, le pagine mirabili sulla peste, eccetera, eccetera. E però più o meno a metà di questo grande romanzo c'è un personaggio di cui si dice poco, ma si dice molto nell'ellissi della sventurata rispose. Ebbene, io volevo vedere cosa stava dietro a queste tre parole, la sventurata rispose, l'ho voluto raccontare, diciamo, a un pubblico che non è per forza evidentemente femminile, ma già dai primi feedback sento essere molto femminile. Io credo perché ci sia una grande voglia da parte di un pubblico femminile di poter leggere di grandi protagoniste del passato, della storia d'Italia e magari non solo. Ci sono grandi autrici che stanno dedicando attenzione, per esempio nel mito, a personaggi Sì, femminili. Arete Belling, bellissimi. Sì. Da sempre ci sono grandi autrici, penso a Ilary Mantel, ma anche a Carla Maria Russo per rimanere in Italia, Marina Marazza, eccetera, che si dedicano naturalmente al romanzo storico, in particolare alle figure femminili. Tutto sommato mi pare che gli autori un po' le snobbino, quindi io mi lancio a pesce come di consueto, anche perché tutto sommato avere anche, diciamo, una prospettiva da parte di un autore, non dico adesso di essere l'unico, ma insomma uno magari sicuramente appartengo, ecco, ad una minoranza, mettiamola così, che provano, tutto sommato, anche con una certa incoscienza, a raccontare dei grandi personaggi femminili del passato, ce ne sono appunto pochi e quindi io dico provo a farlo io, così come provo a raccontare tutto ciò che non è storia dal 15-18 in giù, diciamo, ecco, io provo a raccontare quella storia lì. E quindi, insomma, è per tutte queste ragioni dovevo raccontare questo personaggio, di cui ero profondamente innamorato fin dall'inizio, ma, e poi mi taccio, cominciando a leggere gli altri di questo processo, tu parlavi di coraggio, ho detto, oh mio Oh Dio, mio cioè, nel senso, Dio, e adesso certo. come la mettiamo? Sì. Però devo dire una cosa, che quando io ho accennato di questo mio progetto folle, la mia stessa gente ha detto sei un pazzo, poi mi ha appoggiato, però comunque garbatamente terrorizzata. Quando io ho proposto questo progetto a Salani e ho detto Monaca di Monza, Amore proibito Giampaolo Osio, c'è stato un applauso scrosciante e loro Ah, si sono esaltati. E devo dire che infatti stanno appoggiando direi questa pubblicazione con grande convinzione e questo mi rallegra molto. Lo ha fatto evidentemente anche la mia gente, se no non staremo qua a parlarne. Però devo ok. dire che insomma in lei ho trovato ecco Certo. Era una certa. rischioso. Sì, Era ecco, rischioso. mettiamola così. Ecco, Era infatti. La gente, insomma, ha un po' più quell'occhiata commerciale. Chiaro che se poi l'editore dà il via libera, anche la gente si pacifica. Questo lo diciamo in generale a tutti. Ma sì, era rischioso perché Manzoni, appunto, come dici tu, c'è poco da fare. Non gode di un'ottima fama, sicuramente per l'obbligo della lettura nei licei. Certo. E il vecchio adagio del impariamo a memoria Manzoni, citiamolo ad alta voce nelle classi, che insomma forse.
una tortura che tu hai subito, perché diventava una tortura all'epoca. Io stessa, insomma, quando ero io al liceo, si faceva così, ed è stato forse un approccio che ha rovinato un paio di generazioni, questo, e ha rovinato anche probabilmente la memoria, quasi una sorta di, no, di cancellazione della grandezza che Umberto Eco ha tentato in tutti i modi di sottolineare la grandezza di Manzoni, di nuovo. Dopo la scuola, diciamo, no? Quindi post obbligo. Io ho una cosa che consiglio a tutti, è vero, leggiamolo di nuovo dopo. È completamente Allora, diverso. leggiamolo dopo e non fermiamoci, cioè nel senso, Ecco. io ero un po' stremato da tutti questi commenti critici, Momigliano mi dice una dei santi, un'altra, Sì. grazie, che bello, però da un certo punto di vista dico anche, ma magari invece di leggere il commento, leggiamo il testo e Sì. quindi proviamo a leggerlo anche con quell'incoscienza un po' sbarazzina di chi dice, vabbè. La storia di Renzo e Lucia, chi erano, cosa succede, chi sono gli altri personaggi? Perché, ripeto, insomma, io poi sono affascinato dal Rinominato, dalla Monaca di Monza, dal Griso, insomma, c'è un reparto, un cast di cattivi devastante. Per cui, insomma, mi sembra che poi, ecco, forse lo dico proprio da lettore che ha amato, ma cosa posso dirti? Il Rosso e il Nero, la Certosa di Certo. Parma, la Notre Dame de Paris e la Lettera La Scarlatta. lettera Magari Renzo e Lucia scarlatta. sono un po' noiosucci, però c'è tutto il Beh, resto, Lucia insomma. rispetto a Gertrude, che in realtà è Marianna, decisamente più noiosa, questo è chiaro. Sai, Però, insomma. è chiaro che rispecchia ovviamente una donna che appartiene a una certa classe di quel tempo, e quindi, Esatto, però, sì. ovviamente fa. Io posso capire che oggi faccia più fatica. Beh, però, ecco, la monaca, che tra l'altro, attenzione perché noi adesso stiamo parlando di Promessi Sposi, ma in Fermo e Lucia, la prima versione, la monaca aveva, la monaca di Monza, Gertrude, personaggio storico di Marianna De Leiva, aveva in realtà molto, molto, insomma, aveva Più parecchio più spazio. spazio, ecco. Quindi, Sì. sai, erano cinque capitoli, insomma, quindi tutti dedicati a lei. Per cui, insomma, anche lì, anche andando a vedere Fermo e Lucia, si colgono delle cose importanti. Quindi alla fine, Matteo, tu hai avuto il coraggio di scrivere uno spin-off di Manzoni, lo possiamo dire questo? Cioè, veramente, lo possiamo dire. È apparentemente per questo che la gente, secondo me, all'inizio ti ha detto che era un progetto folle, però, cioè, ambizioso, ma nel rispetto proprio dell'atmosfera e del personaggio femminile. Ora, leggiamo, leggo velocemente, insomma, il momento, no, in cui Certo. Alessandro Manzoni, che tu giustamente hai messo come dedica, come intro del tuo, come esergo del tuo romanzo, e ricordiamo che questo è praticamente il classico dramma primo ipotetico che uno scrittore lancia, no? Perché dice tutto e non dice È niente. certo, questo è Quindi geniale. è geniale, e quindi ha sottratto, ma ha sottratto con genialità, no? Dalla prima versione, se ci pensiamo. Allora Manzoni dice: costui, da una sua finestrina che dominava un cortiletto di quel quartiere, avendo veduta Gertrude qualche volta passare o girandolar lì per ozio, allettato anziché atterrito dai pericoli, dall'empietà dell'impresa, un giorno osò rivolgerle il discorso. La sventurata rispose. Tra l'altro, quando mi chiedono: ma il narratore onnisciente da cosa si riconosce? Dalla sventurata rispose, per esempio, in questo caso, ve lo sottolineo, insomma, se siete. Questo è ovviamente il prologo sostanzialmente di questo romanzo. Diciamo Cioè, è come che è il lui ha perfetto tirato, prologo. ma si sì, ha tirato una sassata in cristalleria e poi si è fermato lì, però ormai l'aveva già spaccata. Cioè, però ecco, su questo è incredibile come poi in realtà qualche romanzo in passato è stato scritto sulla Monaca di Monza, attenzione, non sono il primo. Però secondo me questo, almeno in questo, c'è il tentativo, Ok. evidentemente da parte mia, tu lo dicevi molto bene, di renderlo in prima persona, cioè di Sì. provare, come dire, a dilatare quelle 15 pagine di testimonianza, o meglio di interrogatorio che lei rende e subisce allo stesso tempo, diciamo, E che e lei racchiude racconta 10 anni anche il. di vita, e che racchiude quasi 10 anni di vita, no? Certo, e lei Suoi. tra l'altro racconta con la sua voce e con il suo punto di vista, tutto sommato, anche le posizioni di tutti gli altri personaggi.
Quindi insomma è, qua, è in verità una confessione, il romanzo comincia con lei murata viva e questo era molto importante per me perché poi anche la figura di Carlo, di Federico Borromeo, il cardinal Borromeo che viene santificato da Manzoni, beh insomma se andiamo a leggerci bene la storia, lui insomma prima di farla uscire una volta che l'ha murata viva, ne passa veramente tanto di tempo, cioè lei subisce una vera dannazione, non che non avesse commesso degli atti scellerati, Chiaro, però santi numi, se esiste il perdono, gliel'ha fatto ben sudare, eh. considerato insomma il ruolo anche del cardinale, è molto divertente, c'è cioè questa cosa, no? Allora, iniziamo col dire che il romanzo è suddiviso in quattro parti, con appunto un inizio e una fine che dialogano tra di loro, mostrando il presente, diciamo, della monaca di Marianna, che è già stata appunto murata viva, quindi c'è questa cornice inizio-fine, e al centro queste quattro parti, che sono quattro fasi dell'involuzione, perché lo dobbiamo dire, no? Della caduta verso il La basso di Marianna. caduta, È una vera e certo. propria caduta, molto repentina anche tra l'altro, copre un arco temporale ampio della sua vita, ma è una caduta repentinissima. E c'è questa prima persona deliziosa, nel senso che non è solo una monaca, è una monaca del 600, cioè fine 500, inizio 600. Il sistema valoriale, come dicevamo prima, di una donna che è stata, e sottolineiamolo, infilata lì dentro per volontà paterna e di questa zia, cioè ora, prima sono arrivate già 800.000 domande, poi le recupero. Una di queste domande è: si parla di questo padre nefando, insomma, di questo padre di lei così. Se ne parla e non se ne parla, inizio a dire io un pochino questa cosa, poi insomma Matteo risponderà, ma quello che è forte è che Marianna subisce, ovviamente, per questioni politiche, economiche e, cioè, e di patrimonio, sostanzialmente vista l'epoca, subisce una vera e propria clausura, nel vero senso della parola, cioè viene appunto rinchiusa in questo convento, è fatta monaca contro la sua volontà, sostanzialmente. E partendo da questa situazione, uno dice: ok, succede di tutto in questo romanzo, accade di tutto, si tocca veramente il fondo, però sotto sotto il lettore se sente sempre una vocina, secondo me, e dice: ma forse lei voleva solo vivere un amore alla luce del sole. E questa è la sacrosanta verità, o meglio, insomma, noi crediamo che sia così anche per quello che lei ha dichiarato. Teniamo presente, dici bene, è una monacazione forzata, lei non aveva alcuna intenzione di farsi monaca, non fu l'unica evidentemente, cioè, e quindi la sua è una storia universale, casi tra l'altro di monache che, come dire, commettono il cosiddetto sacrilegium carnale nel monastero, evidentemente, ve ne furono tantissimi. Mi è capitato proprio di recente di studiare la Vicenza del 500, diciamo negli anni palladiani, ebbene lì c'è un intero convento che viene, come dire, chiuso e indagato dall'inquisitore del Sant'Uffizio proprio perché le monache si davano al commercio della carne, al sacrilegio della carne e giusto per fare un altro caso storico, tra l'altro raccontato da un grande romanziere Aldous Huxley, se qualcuno di voi ricorderà i diavoli di Loudoun, ebbene lì c'è come dire, un caso di possessione collettiva da parte delle monache innamorate del parroco di Loudoun, padre Grandier, da cui poi Ken Russell trasse un film proibito, censurato in ogni modo, eccetera, eccetera, i diavoli per l'appunto. E beh, che racconta come questi casi di monacazione forzata originassero delle aberrazioni, ma perché erano aberrazioni a monte, non so come dire, Certo, cioè chiaro. quando tu rinchiudi una donna che vorrebbe solo vivere una vita normale, tra l'altro nel caso della monaca di Monza era addirittura una vita normale fino a un certo punto, perché lei vive anche questa discrasia folle, per cui è Sì. monaca all'interno del monastero, ma contemporaneamente è feudataria, quindi è la massima
autorità. carica, diciamo così, e autorità, esatto, temporale della cittadina di Monza, motivo per cui poi quando si rende conto che non c'è possibilità di uscire dal monastero, decide di portare il mondo nel monastero e da lì poi nasce questa discesa all'inferno, diciamo così, però non era infrequente ed era assolutamente comprensibile. Dirò di più. In tutta la prima parte, io invito lettrici e lettori a fare attenzione a questa cosa, perché è un fatto storicamente avvenuto. Lei tentò disperatamente di, come dire, non cadere in questa trappola della seduzione, al punto che inizialmente lei denuncia una giovane, diciamo così, novizia, proprio perché sta facendo l'amore, si dice, ma in realtà stavano semplicemente parlando lei e Giampaolo Osio, che è questo bravaccio, figlio di una famiglia, insomma, molto potente, ma un uomo, un signorotto, un Don Rodrigo, ma veramente che ha fatto il patto col demonio. E lei denuncia questa educanda, questa giovane conversa, diciamo più correttamente, alla superiora affinché questa relazione illecita venga stroncata sul nascere. Quando poi da questo inizio, proprio questa scintilla, comincia a ricevere le attenzioni, lei tenta di denunciare, come dire, il fatto, sia per quello che riguarda, come dire, la seduzione, la venuta seduzione, la conversa, sia poi evidentemente di ciò Per che le sta eliminare accadendo. lui. Ma esatto, ma prima la superiora e poi la madre di Giampaolo Osio, anche lei potentissima, ma ripeto, ancora prima appunto la superiora, e le dicono non farlo perché c'è il La problema dello famiglia. scandalo e poi c'è il problema della famiglia che naturalmente farà di tutto per impedirtelo. Per cui è evidente che lei è una vittima, che poi da vittima si trasformi, e chi leggerà vedrà in che modo Certo. incredibile, inquietante, in carnefice, e beh, questo è Sì. un altro fatto innegabile. Però la storia comincia proprio come quella di una vittima di un sistema, perché poi tra l'altro di tutto questo, oltre alla superiora, oltre alla madre di Giampaolo Osio, c'è il padre che naturalmente l'ha rinchiusa lì dentro perché di fatto voleva evitare che. Non so perché. Ah, ok, c'è andato un attimo in freeze. Ci E sei, ci sei. quindi diciamo c'è questo problema, secondo me, di una vittima di un sistema che tutto vuole tranne che questa storia emerga in qualche modo e quindi le tappano la bocca di fatto. Le tappano la bocca, ma è veramente molto chiaro, soprattutto nella prima parte del romanzo, quanto le sia comunque richiesta questa duplice, questo duplice ruolo di donna. Cioè, le viene negato il valore femminile come donna, rinchiudendola, ma le viene imposto un valore politico e anche un ruolo, insomma, di feudataria, nel senso proprio che lei gestisce, perché ha questo servo all'inizio, no, che va a farle rapporto Certo. su come stanno andando appunto i possedimenti, eccetera, eccetera. E lei è una donna rispettata all'interno del monastero, anche e soprattutto per questo motivo qui, cioè è rispettata per la sua posizione anche politico-sociale all'interno del convento. Di conseguenza lei gode di, apparentemente, nonostante il suo potere e la volontà di denunciare Giampaolo Osio, alla fine lei non ce la fa appunto ad andare oltre, nonostante sia una suora, una monaca in vista all'interno del Certo, convento. certo. C'è da dire che cosa succede? È chiaro che è fatta di carne, è chiaro che è molto avvenente ed è una cosa che tu continui a sostenere, che insomma, che credo che le fonti anche riportassero. E lui, tu lo definisci molto spesso un masnadiere, che è un termine molto interessante perché ovviamente è un po' desueto, ma ricorda cioè, identifica perfettamente il tipo di uomo che doveva essere stato, no? Tra l'altro E su lui e i suoi questo. fratelli che erano peggio di lui e suo padre, cioè attenzione, perché quando noi leggiamo di Don Rodrigo, ecco, su questo magari Manzoni ci dà bene l'idea del fatto che questi signorotti facevano quello che gli pareva,
Però, come dire, se vogliamo, c'è anche quell'elemento della morale cattolica, sacrosanta, dal punto di vista Sì. evidentemente di Manzoni, che, come dire, tende un pochino a, non voglio dire edulcorare, ma insomma non Edulcorare. ce No, lo invece rende. sì, invece Mentre, sì. devo dire che questi personaggi, e nello specifico Osio, che è un signorotto, masnadiere, brigante, bravaccio stesso, lui, combattente, quant'altro, assassino, ci mettiamo dentro tutto, è uno con cui c'è poco da scherzare. E però dall'altra parte, l'altra cosa che io, della quale mi sono reso conto, è che però lui è veramente innamorato di lei, cioè nel senso, nel modo probabilmente più sbagliato, o meglio, solo come un pazzo criminale assassino come lui riesce, e Sì, però lui obiettivamente non la per una serie di molla. cose, per una serie di cose che non svelerò, No. ma anche dalla lettura degli atti emerge che lui ha anche dei momenti di profonda, attenzione, cosa sto per dire, umanità, lo vedrete nei confronti di, insomma, alcune creature, chiamiamole così, Sì, che non e dobbiamo che dire. ti lasciano completamente spiazzato, Ma non insomma. solo lui, non solo, non basta, ecco, che lui si prenda, diciamo, questa donna una volta, tu dici, vabbè, ha vinto la scommessa, è fatta. No, lui continua a tornare da lei, continua, no, a volerla, continua a corteggiarla, Sì, a suo nonostante modo, tutto, cioè, a sì, certo. proteggerla soprattutto, perché poi nella parte finale abbiamo l'acme del concetto di protezione per Gian Paolo Osio, quindi Certo, è molto, cioè veramente una parabola che poi porta sicuramente alla perdizione più assoluta, però i sentimenti che animano i due sono sentimenti che ad oggi, al di là di alcune, insomma, cose, potremmo definire semplicemente normali. Avessero potuto frequentarsi fuori da lì, magari, no? Sarebbe stata una cosa ci molto sarebbe stato più diversa. sano, sicuramente, Ecco, certo, infatti, perché sì. poi c'è anche tutto il problema della doppia morale, cioè lo Chiaro. accennavamo prima. Da una parte si stigmatizza, ma dall'altra questa cosa non deve emergere in alcun modo. Cioè, quando all'inizio lei dice io voglio denunciarlo, e si dice no, non farlo perché la famiglia è potente, è vero, ma c'è chiaramente anche tutta la questione legata al fatto che, come dire, anche solo l'idea che ci possa essere una storia in qualche modo illecita, ed è chiaro, metterebbe in difficoltà l'intero convento, di più l'intero ordine religioso, e questo naturalmente non è tollerabile. Quindi è la grande ipocrisia che per certi aspetti, insomma, più volte ha Porta a questa visitato nella tragedia. storia il sistema della Chiesa, ecco, diciamolo, e che Chiaro. porta a questa tragedia, e che porta a E questa che porta. tragedia, certo. Che è una piccola tragedia che però incarna proprio questo discorso del dire, vabbè, dai, la polvere sotto il tappeto la mettiamo perché insomma il tappeto deve essere bello lucido, bello lucente, Certo. eccetera. Non vale la pena, no? È un uomo che poi si vedrà il motivo per cui lei lo vuole denunciare, non solo per questa occhiata, poi lui sfida proprio l'attenzione e capisce Certo. in una qualche forma deviata, non lo so come possiamo definirlo, capisce che. E all'epoca era giusto questo, per quello parlo del sistema anche valoriale. Capisce che per attirare l'attenzione, dare una manifestazione di forza a questa donna, prima di essere una monaca, usare tra virgolette il sangue, usare la forza, soprattutto bruta fisica, è forse il modo migliore per attirare la sua attenzione. E quindi Sì. fa questo gioco un po', no? No, certo, Da pavone. teniamo presente poi che c'è anche, cioè la donna che abbiamo vestito finora L'onore. è anche una donna di grande potere, di grande intelligenza. Esatto, Per molti aspetti esatto. la donna è una donna molto moderna, questo mi ha molto colpito, perché al netto della questione del potere dato dall'autorevolezza della famiglia, la feudataria di Monza, l'abbiamo detto, eccetera. Ma poi c'è anche questa sua, come dire, perché no, arroganza anche per certi aspetti, questa sua estrema sicurezza che poi viene in qualche modo minata dal rapporto e da tutto quello che accade. Però, cioè, lei è una abilissima politica da un certo momento in avanti, quando capisce che questa cosa non può essere denunciata e quindi ritira la denuncia, e beh, lei costruisce, come dire, una vera e propria scalata al potere, tra l'altro in modo occulto, perché poi naturalmente fa anche in modo di non risultare in maniera, diciamo, Sì, di esagerata, in maniera. guadagnarci, insomma, in modo Esatto. esagerato, sì. E quindi davvero, e anche questo non è frutto dell'invenzione di uno sceneggiatore, cioè ce lo scrivono.
Dopodiché, detto tutto questo, detto che è una donna indipendente, detto che è una vittima, detto che è una donna di potere, che è una donna bellissima, che è una donna dei sentimenti laceranti, che sicuramente prova, come dire, anche grande fragilità, senso di vergogna, senso di colpa, c'è tutta la questione addirittura a un certo punto che lei si innamora della possessione demoniaca che è Sì, figlia di chiaro. quel tempo, perché naturalmente uno dice, ma come faccio a non rinunciare a quest'amore? Evidentemente sono posseduta dal demonio. Lo devo Però estrarre dal mio corpo proprio, no? Teniamo presente che, numero uno, questo era, come dire, era proprio il tipo di mentalità legata a quel tempo. E poi dall'altra parte, cioè, ragazzi, ho letto delle cose che mi hanno fatto rizzare i capelli, ma cioè, lei è così, ma non è che le sue consorelle, come dire, cioè, in certi casi sono rimaste a guardare quando forse non avrebbero dovuto guardare. E poi hanno agito quando magari era meglio non agire, non so come dire. E quindi quello che ti lascia basito è anche come ne nasca una sorta di infatuazione di collettiva, un po' come mi viene in mente un altro grande testo di quello che io chiamo romanticismo dark, che poi non lo chiamo io, lo dice la letteratura. Allora, un testo di riferimento, andatevelo a leggere, consigli di lettura della serata, La lettera scarlata di Nathaniel Chiaro. Hawthorne, se non l'avete ancora letto. Un altro testo che vi consiglio è quello di Miller, da cui fu tratto, perché questo forse vi aiuta, il testo è The Crucifixion, non mi ricordo mai come cavolo viene tradotto, ma insomma comunque il crocicchio credo sia, ed è una play, una pièce teatrale di Miller, da cui viene tratto quel romanzo che aveva una ambientazione simile a Buonanotte, alla lettera scarlata, cioè sempre a Salem, con quella possessione collettiva in cui sono protagonisti nel film tratto dalla pièce. E Daniel Day-Lewis e Winona Ryder, qualcosa come. E che è tratto da un altro grande testo, appunto, The Crucifixion di Miller, e così come evidentemente rientrano in questo dark romanticism tutta la produzione di Edgar Allan Poe, Cime tempestose della Bronte, per capirci. Ecco, quindi c'è anche, e proprio per certi aspetti, tu dicevi spin-off, sì. È la versione sporca, ma veramente, dei Promessi Sposi, questo romanzo. Ma sporca Sì. nel senso che ti racconta tutto quello che non è stato raccontato, cioè Certo. tutto quello che sta dietro quella famosa Ellissi, che poi è, come dire, in qualche modo ha una sua estetica precisa, l'ho appena detta, in termini stilistici, ma in termini poi di fatto è semplicemente qualcosa che si può leggere serenamente. E rimanendo a bocca spalancata negli atti del processo. Sì, c'è un senso di fascinazione, no? Cioè, secondo me il lettore rimane affascinato sì, da questo caduta verso il basso, ma anche dal grande carisma, ecco, carisma forse è il giusto termine, che sia Giampaolo che Marianna emanavano attorno a sé per riuscire ad avere tutte queste persone fedeli e compiacenti nei loro confronti e portare avanti questa relazione non solo, quindi andavano a condizionare la vita di un intero appunto monastero e per più di 10 anni, cioè non una cosa che dici vabbè qualche mese l'avventuretta è via. E ci sono delle difficoltà perché ovviamente cosa succede? La prima cosa importante del romanzo a livello tecnico è che noi siamo al chiuso, Certo. quindi non, essendoci un punto di vista alla prima persona siamo del tutto focalizzati, no? Siete giustamente focalizzato su di lei, giustamente tu hai detto lei cercava di portare il mondo dentro di sé, il rischio di scrivere un romanzo così era di annoiare perché di per sé l'ambientazione non cambia mai, il mondo No, no, narrativo no. della location non cambia, cambiano le persone con cui lei entra in contatto dall'esterno e che le portano alcune informazioni, che le danno alcuni aiuti o no, oppure la ostacolano. Quindi la prima cosa difficile è raccontare una storia di questa lunghezza con non
non annoiando, diciamo, però parlando di meccanismi No, infatti della. hai ragione, perché poi lì il problema è anche che quando lei Cioè. si siede per la quarta volta, per capirci, davanti al confessionale, Sì. eccetera, eccetera, insomma, devi ovviamente lavorare sulla caratterizzazione dei personaggi, sui dialoghi, perché la dinamica non è molto diversa. E se d'altra parte stiamo parlando di monache di clausura, è evidente che non possono fare grandi gite fuori. Poi in Certo. realtà lei, come dire, il fatto che ci sia questo confine tra, perché nasce tutto poi da questo tema, il monastero confina con la villa di Giampaolo Osio, insomma è evidente che poi verranno attuati tutta una serie di giochi interni per poter. Meccanismi, sì. Esatto. C'è un altro personaggio che mi piace citare perché è l'abiezione umana proprio fatta carne, che è il parroco di San Maurizio, È tremendo, Paolo è il Arrigone. peggiore secondo me lui, Io dico solo perché così per darvi l'idea, un parroco confessore che, come dire, accompagnava e tentava in tutti i modi accompagnarsi con le donne che confessava, tra cui la sua Perpetua, ma non solo lei, e voglio dire, anche qui la Chiesa tace, cioè intendo dire, non venne mai denunciato prima di un certo tempo, ma lui è una delle grandi regie occulte di tutta questa storia, anche perché era un uomo colto, era giovane, insomma non era bello, ma tutto sommato forse ci sapeva fare, non lo so, fatto sta che è davvero un corruttore terrificante. E anche lui è un altro personaggio davvero viscido, davvero untuoso, pericoloso, ambiguo, perché poi ambiguo quando è bravo e riesce a far sembrare, a farsi passare per ambiguo. In realtà, ripeto, l'abiezione, però davvero ti rendi conto che insomma. È un terreno molto scivoloso e anche molto, molto difficile da trattare. In più, il tutto con ovviamente un linguaggio che doveva ricordare il Seicento. Io anche qui ricordo che ci sono alcuni grandi romanzi ambientati nel Seicento, perché certamente c'è I Promessi Sposi, ma non dimenticatevi quell'altro grande romanzo più recente, che è La Chimera di Sebastiano Vassalli. Anche questo è un riferimento molto preciso per questo romanzo. E in tempi più recenti, un romanzo di un'autrice che io amo molto, che racconta il Seicento romano, invece in questo caso, che è l'architettrice di Melania Gaia Bellissimo, Mazzucco, per bellissimo. me la più grande autore di romanzi storici, ma forse di romanzi in Italia e non solo in Italia. E quindi, insomma, leggetevi anche questo. Quindi il Seicento, tutto sommato, italiano, qualcuno poi lo ha anche affrontato. E questi sono romanzi che secondo me andrebbero letti perché danno una prospettiva, una visione un po' diversa da questa, come dire, ottica sempre molto novecentista, ripeto, interessante, ma forse un po' troppo presente nella produzione letteraria italiana. Poi, insomma, ognuno, grazie a Dio, scrive quello che vuole, lettrici e lettori scelgono di leggere ciò che vogliono. Certo. Però ecco, io la Chimera e l'architettrice ve li straconsiglio. Monica, infatti, aveva fatto una domanda su questo. Dice: quanto hai lavorato sul linguaggio oggi ben diverso? È chiaro che il romanzo si deve far leggere, quindi non può essere totalmente aderente al linguaggio del Seicento. Ma ovviamente rispondi tu, cioè come sei riuscito? Allora, intanto ricordiamoci che, voglio dire, partiamo dai Promessi Sposi di Manzoni, lì c'è una lingua che è molto costruita. Io su quel tipo di linguaggio, seppur con i pani sciacquati in Arno, la contaminazione ovviamente con la dizione toscana, i modi di dire, per cui non dici, non so, la soglia, dici l'uscio, eccetera, eccetera, Certo. banalmente, giusto per capirci. E quella è una cosa, quindi tu già lì hai comunque un calco importante. Poi però ci sono i documenti, cioè voglio dire, le
raccolte delle grida, il lavoro di archivio, eccetera, non è una barzelletta e quello ti aiuta molto a, come dire, crearti un po' anche quelle Lessico. zeppe, quei modi di dire, anche quella contaminazione a tratti spagnoleggiante. Ricordiamoci che Milano era dominata dagli spagnoli in quel tempo, no? E quindi insomma ci sono tanti elementi che possono aiutare un autore a ricostruire una lingua che poi è sempre un procedimento di anticatura, perché insomma quella lingua tu in realtà non la utilizzerai mai proprio perché altrimenti Certo. lettrici e lettori del 2023 poi si sparano. Però dare questa anticatura come un rigattiere che va a recuperare dei pezzi. Sì, no? Nelle vecchie botteghe e li unisce e costruisce una lingua che è anche un po' seicentesca, ecco allora quello sì. E questo è un processo che mi ha sempre affascinato, lo faccio quando devo scrivere un romanzo sul Rinascimento o per il Settecento veneziano e credo che sia molto bello potersi occupare di cose del genere. Quindi l'ho fatto in questo modo qui, attraverso i documenti. Attraverso, ripeto, il Manzoni, attraverso gli atti del processo. Gli atti del processo sono di un processo del 600 e il modo di parlare è quello. Tra l'altro, ci sono personaggi che vengono, come dire, interrogati che appartengono anche a classi sociali differenti, quindi hai anche delle angolature molto interessanti da un punto di vista, come dire, del modo di parlare. E quindi, insomma, è una ricerca che si compone di vari elementi. Poi c'è, cioè, lo dicevo prima, anche l'elemento estetico, quindi da una parte i modelli italiani li abbiamo detti, dall'altra anche quelli, come dire, invece stranieri, perché poi io, ecco, subisco da sempre questa fascinazione per il dark romantic, quindi non romance, questo non per dire alcunché nei confronti del No, romance, che è un tipo di letteratura che io leggo. E mi piace molto, diciamo però che in questo caso c'è questo elemento fortemente storico che non poteva prescindere dai titoli di cui vi parlavo prima, no? E quindi c'è proprio questo tipo di calco linguistico, tutto qua. Dopodiché ne sparo un'altra. Ho appena letto il nuovo romanzo di Felicia Kingsley, Una Ragazza ragazza d'altri d'oltre i tempi. tempi. Ambientato nell'Ottocento, l'ho trovato delizioso, cioè davvero scritto magnificamente, con una brillantezza che mi ha molto colpito e quindi voglio dire, cioè io sono un lettore che davvero ama tante penne diverse ed è così, io credo che poi si diventa scrittori, grandi scrittori non lo so, ma scrittori di sicuro, apprezzate penne diverse nell'eccellenza di ogni genere letterario, diciamo così, trovate sempre grandi autori e autrici che possono nutrire poi la vostra voce autoriale. Allora, io ho una domanda, non so se è spinosa, però per me è importante, perché è chiaro che tu hai, grazie al tuo lavoro di ricerca, sei riuscito a ricostruire le tappe, diciamo, legali, non solo, no? Le tappe oggettive, ecco, di questa vicenda. Però parliamo un attimo delle tappe emotive, perché non è mica stato facile. Perché io dico, innanzitutto donne, innanzitutto c'è qualche secolino, no? Che separa. Certo, E certo. poi è proprio il modo di vedere diverso l'amore, perché comunque è chiaro che l'amore è universale, sì, come no, ma è vero che un punto di vista femminile e un punto di vista maschile differiscono. Io a volte sorrido nella mia scuola di scrittura, perché pur facendo delle esercitazioni di scrittura anonime a volte, no? Quindi mi arrivano gli esercizi anonimi, da qualche dettaglio io dico subito, questo l'ha scritto un uomo, perché si capisce, no? Che anche se magari il punto di vista doveva essere femminile, c'è quella cosa che ti stride, perché una donna non l'avrebbe mai pensato, non l'avrebbe mai detto, no? Per carità, poi ci sono Certo, eccezioni. certo. Come ti sei calato emotivamente? Perché questo non è una cosa. Ricordo, perché quando c'è una prima persona, c'è una parte di cronaca, chiaramente, delle cose che accadono. E faccio rivedere il romanzo per tutte le persone che qui stanno arrivando, un sacco di persone, ma insomma, giustamente. Ma come si fa, cioè come hai fatto a calarti emotivamente in questo amore che per Mariana è stato un amore, insomma, Ma guarda, devastante da tanti io punti di vista? devo dire la verità,
Io è una vita che mi dedico ai personaggi femminili perché il mio primo romanzo, La ballata di Mila, che non ha Sì. tantissimo a che fare con questo, però ha a che fare da un punto di vista emotivo, cioè è un personaggio che io ho articolato in tre romanzi e su cui ho scavato molto dal punto di vista emotivo. Come si fa? Non lo so, io credo, leggendo grandi storie di grandi personaggi femminili, cioè quando io leggo, ma che ne so, Anna Karenina di Tolstoi, o leggo appunto, prima citavo Il rosso e il nero di Stendhal, o evidentemente, cosa posso dire, Le Madame sorelle Bovary. Bracconi, Madame Bovary, sì, ma era per citare magari qualche autrice, ma chiaramente Ok. la Austen. Ecco, però appunto prima citavo Cime Tempestose non a caso perché c'è questo elemento del tormento, no? Ecco, allora da una parte c'è evidentemente un po' quell'elemento insondabile che secondo me è proprio di uno scrittore, magari con esperienza, per cui lui forse pesca un po' da quella che è una sua anche parte femminile, che lui inevitabilmente da qualche parte deve Certo. avere, magari anche solo perché nel rapporto con sua moglie o con la donna che ama, insomma, c'è stata una qualche forma di influenza o una capacità ad ascoltare, che non so se posso riconoscermi, ma boh, in qualche modo, evidentemente, forse qualcosa è arrivato persino a un cuore duro come il mio. E al di là di questo, poi c'è anche tutto un immaginario che viene nutrito in modo inconscio. Vi faccio un altro esempio. Ieri sera guardavo Sono incappato, tanto per cambiare, in uno dei miei film preferiti, Cold Mountain, Ritorno a Cold Mountain di Minghella. Insomma, è un film tratto tra l'altro da un romanzo di Fraser, meraviglioso, pubblicato in Italia da Longanesi tanti anni fa. E lì sei nell'insondabile, cioè ci sono delle cose che muovono il tuo cuore e tu piangi come un vitello. E la monaca di Monza, io non so spiegare perché. Però mi ha sempre dato da una parte questo senso di profonda disperazione per quello che le è accaduto, perché ripeto, io poi comunque ho fermato la storia anche per un senso di pietà, vi dico la verità, però quando tu leggi che cosa le accadrà poi rimani senza parole, oltre a tutto quello che le è accaduto durante. È chiaro che non è semplice, però penso anche che l'allenamento dato poi da tante storie che hanno avuto donne protagoniste. Io ho scritto Una regina al potere con Caterina de' Medici, che non ha avuto una vita semplice. Maria de' Medici era protagonista di Decadenza di una famiglia. Per esempio, La corona del potere, uno dei grandi protagonisti della storia è Lucrezia Borgia. Insomma, c'è Polissera con Dulmerno nelle Sette Dinastie. Io ho sta fissa dei personaggi femminili. È vero che non avevo, cioè se non con Mila all'inizio, non avevo poi più frequentato la prima persona. Questo è È pur questo. vero che quella terza persona che utilizzavo, e qui naturalmente con un editor come te vado a nozze, c'era una terza persona personalizzata, per cui comunque Certo. strizzava molto l'occhio alla Sì. prima, e poi mi sono preso dei rischi e poi appunto io prima citavo La lettera scarlatta perché insomma il personaggio di Ester Prynne è un personaggio pazzesco che non poteva non essere un riferimento per la Certo. mia storia. Quindi si procede un po' per imitazione, un po' perché ce l'hai dentro, un po' perché mettendo certe musiche ti muovono delle corde che tu manco sapevi di avere. Io credo che almeno un autore come me si nutre di tutto quello che serve e che spesso non è nemmeno così facilmente spiegabile da un punto di vista razionale, cioè c'è anche una componente istintiva, sentimentale. Di senso di misericordia nei confronti che forse mi è più semplice provare nei confronti di un personaggio realmente esistito, no? Esistito. Ecco, unendo tutto questo esce in qualche modo la voce di Marianna che comincia con quel cinque braccia per tre che all'inizio è venuto fuori proprio come un fiotto di sangue. Mi ricordo, ho mandato quel capitolo d'apertura in Salani. Cioè, loro hanno detto no, ma è una roba, devi continuare subito. Cioè, erano esaltati e devo dire che in questo, poi come sempre, il rapporto, questo
lo voglio dire, importantissimo, con la mia editor, in questo caso in Salani, che è Francesca Cianfrocca, che saluto e che abbraccio, che mi ha dato una grande mano, perché naturalmente laddove non arrivo io, come dire, lei comunque riesce a Certo. socraticamente farmi, diciamo così, Maieuticamente, sì. esatto, farmi generare poi la parte che manca, la parola che manca, il silenzio che manca. Cioè, io poi credo che un grande editor sia questo, cioè sia una persona che, rispettando profondamente il tuo Sparisce. sacrosanto lavoro, sì, però ogni tanto magicamente appare, oppure è presente nel non esserlo, ma Questo intendo, sparisce dietro al testo. ed è un ruolo straordinario, perché giochi veramente tra le linee. E però, come dire, tira fuori da te che ce l'hai, ma manco sai di averlo, il meglio della tua scrittura o comunque di quella voce femminile che ti serve per questo romanzo. E così è venuta fuori la prima persona Maria. di Marianna. Monica ti chiede cosa ti ha affascinato di più del mondo narrativo peculiare di Marianna? E cosa ti ha messo alla prova? Beh, allora, guarda, mi affascinava tantissimo. Da una parte il 600, lo abbiamo detto, credo, insomma, lo ribadisco. Sì. E dall'altra sicuramente la fascinazione per i Promessi Sposi. Ho sempre voluto, come dire, mi sarebbe sempre piaciuto misurarmi con una versione dark, diciamo, di quel mondo lì, e questa era l'occasione perfetta. Era affascinante, come dicevi bene tu, anche affrontare quest'idea di un'ambientazione chiusa, claustrofobica, Mamma mia. che sicuramente ha nutrito anche una dimensione di follia o comunque di dolore profondo in lei. Certo. E le difficoltà, però, paradossalmente, sono anche i punti di forza, diciamo così, perché poi tutto questo, naturalmente, da rendere è molto complicato. Quindi appunto anche tutta la questione degli stati emozionali, però anche lì, leggendo quello che lei dice o quello che di lei dicono, si capisce anche che era una donna molto tormentata, molto sofferta, perché da una parte aveva questo senso di autorevolezza quasi innata, ma dall'altra, essendo stata, come dire, anche in qualche modo asservita dal padre ai propri desideri, ai propri voleri, compressa, eccetera, c'è tutta anche quella parte di condizionamento psicologico di cui evidentemente lei non era consapevole al tempo, perché figuriamoci la psicologia, questa sconosciuta per ovvie ragioni, e tuttavia non significa che lei non sentisse quelle fragilità, non percepisse quelle gabbie nelle quali era stata. Come dire, alle quali era stata condannata dal padre e dalla zia, quindi diciamo c'è anche questa difficoltà di resa di quello che io chiamo, insomma, romanticismo oscuro, però ecco, poi andiamoci a leggere le poesie di Edgar Allan Poe, che una mano ce la dà. Quando tu leggi Il Corvo, oppure leggi Annabel Lee, eccetera, trovi dei personaggi femminili straordinari che lui evoca come degli spiriti, e io credo che il romanziere debba essere, in questo caso stiamo parlando di un poeta che è stato anche grande autore di racconti Romanziere. romanziere, però deve essere anche, appunto, lo dico, non è la prima volta che lo dico, un po' un evocatore di spiriti, una specie di stregone, perché c'è anche quella materia impalpabile che è quella dei sogni o degli incubi che è romanzo, che è carne da romanzo, ecco. Certo. Molto, 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 molto interessante. Qui chiedono se porterai come romanziere Giovanna d'Arco come prossimo personaggio Ma femminile. pensa che allora su questo, ragazzi, lanciamo una petizione. Io Ecco. volevo fare un romanzo su Giovanna d'Arco, ma Veramente. sì, perché secondo me è un personaggio pazzesco. Immaginatevi. Non so, le parole, le voci che lei sente in testa. Poi, tra l'altro, sono amico di un professore inglese di storia militare che ha scritto una monografia Ah. strepitosa su Giovanna d'Arco. Ci scriviamo, io gli dico, leggo Giovanna d'Arco, piango, eccetera.
Però o voi fate una mozione in cui dite scriva e magari o Newton o Salani dicono va bene, però dovremmo essere in tanti. Se siamo in tanti io lo faccio perché è un altro dei grandi sogni della mia vita, però se vado lì probabilmente mi tirano le monetine in faccia perché non gode di grandissima. Ma non so perché poi Stima. sono quelle cose un po' misteriose, insomma, però secondo me è un personaggio incredibile. Chiaramente, sì, assolutamente. Sicuramente è poliedrico, cioè non si può dire Ma che sia un personaggio certo, semplice una da santa adattare. guerriera, ma dove la trovi? Cioè, non c'è. In realtà, allora io Sì, questo lo dico, certo. non è che non sia abbastanza ossimorico anche questo connubio, insomma, voglio dire, no? Quindi, se ti hanno concesso di fare questo, non vedo perché Giovanna d'Arco no, io non ci trovo neanche poi tanto. È vero che ha mosso qualche massa in più, per carità, di persone, ma proprio per questo, ecco, io volevo aggiungere una cosa importante sul mondo narrativo di prima. Volevo che appunto qualcuno aveva scritto, cioè, il 600 era un mondo violento, molto spietato. Mamma Cioè, mia, non c'erano le vie di mezzo, diciamo, no? Pur essendo un ambiente religioso dove si doveva far caso, ma anche le punizioni corporali richieste per l'espiazione, quella benedetta cosa che non diremo ad alta voce, che lei fa per appunto esorcizzare dalla sua mente, dal suo cuore, proprio il seme di Giampaolo, diciamo, no? Quindi questo libro che lei prende, dove c'è questa specie di rito, diciamo, magico, esorcistico, cose varie, cioè sono cose molto violente. Quindi era e questa cosa, vi assicuro che si percepisce perfettamente. Lasciate stare se avete studiato storia bene, che vabbè, è chiaro che lo sapete già, ma qui si percepisce pur facendo restare, appunto, per evidenti motivi, e Marianna dentro le mura di un ma monastero. perché qui poi c'è tutto ovviamente il lavoro che ho provato a fare, spero di esserci riuscito, sul senso di colpa, sul peccato, Certo. sulla mentalità ovviamente del peccato commesso. Prima parlavo di sacrilegium con la carne, no? Sì. E ecco, non sono frasi a caso, nel senso che davvero erano, come dire, specifiche imputazioni di delitti che venivano mosse dal vicario criminale, ma poi c'è il senso profondo della morale che ti porta alla morale cattolica e delle, come dire, dei canoni e delle regole, naturalmente. Per cui lei è una peccatrice, è una donna che cede evidentemente alla carne, non solo, è una donna monaca e quindi insomma. Anche questo senso dell'autopunizione, del castigo, ecco la parola castigo che torna ossessivamente, ma non solo in lei, ma anche per dire appunto, prima citavo il cardinale Federico Borromeo, insomma è davvero secondo me il 600 un tempo e evidentemente un mondo di pulsioni, di tormento, di inquietudini, e per cui. I casi che prima citavo della possessione collettiva, eccetera, eccetera, pensate anche Salem, comunque sempre in quel periodo lì, cambiando completamente l'attitudine, intendo dire, cioè è evidente, e l'Oudoun l'abbiamo detto, 1620, insomma è evidente che c'è una, e poi ci sono le streghe, attenzione, nel 600, che sono più forse in quel periodo che prima, Marcello Assolutamente Simoni lo ha detto molto sì, questa è una bene. cosa importante. Le streghe non sono un prodotto medievale, sottolineiamolo, No, è un falso esatto. storico questo, anzi, 500 e 600 sono i periodi delle streghe. C'erano state, ma Sì, ma in non era un misura fenomeno. esigua e non era Sì. un fenomeno, esatto. Teniamo sempre presente che in Italia il Sant'Uffizio viene istituito nel 1542, per cui io insomma l'ho studiato a lungo per Inquisizione Michelangelo, però è Certo. chiaro che nella seconda metà del 500 e poi chiaramente nel 600 che come dire anche tutta la parte dell'Inquisizione affascinantissima e terrificante a un tempo viene fuori prepotentemente. Per cui
Il 600 è proprio, secondo me, l'epicentro di queste infinite pulsioni negate, tormenti, castighi, sensi di colpa instillati, creati, costituiti e rimossi, ma in realtà irremovibili. Insomma, è evidente che da questo punto di vista, secondo me, un personaggio come la Monaca di Monza è iconico, è emblematico. E io credo che questo sia un romanzo, io spero, insomma, che questo romanzo venga letto dal maggior numero di lettrici e lettori possibili, perché è un personaggio, quello di Marianna, che più di molti altri, non voglio dire di tutti, può dare un'idea di quella che era la forma mentis di una donna in quel periodo. E credo che non ci Sì. sia nulla di più interessante per certi aspetti per chi legge una storia. Sì, ci sono, e con questo poi insomma ti saluto, Matteo, perché è veramente un'ora che ti tengo e ti ho appunto Certo. mulato vivo in una cella di 5x3. Spero per te che la tua stanza dove sei sia No, più grande, ma è un po' più ampia. è un E po' ho più molti ampia. E libri alle mie spalle e anche generi di anche conforto di luce, voglio carattere, dire. insomma, super Di alcolico. forte conforto e anche luce per leggere Sì, i libri, non solo la presenza sì. di libri. Però sì, ci sono due concetti, due temi forti, secondo me, proprio che emergono dal romanzo che io vi consiglio, insomma, lo facciamo rivedere anche per la copertina stupenda, vi consiglio di acquistarlo, tra l'altro a un prezzo super accessibile, ecco, e speriamo insomma di riuscire a fartelo autografare presto. Ci sono due cose molto importanti sulla questione proprio femminile. Un senso di impudicizia che permane e pervade l'identità femminile nel Seicento, in tutte poi le pagine di Matteo, si percepisce proprio, no? Quindi il fatto di, siccome sei donna, devi espiare ed vai ad espiare anche se sei monaca di clausura e in teoria, diciamo, non hai motivo, ok? Ma siccome nasci peccatrice, lo nasci molto più peccatrice degli altri e allora devi espiare. Quindi questa sensazione costante di non essere abbastanza, ok, per la società e quindi l'inferiorità. E poi l'altro tema forte, secondo me, che emerge proprio lampante è la scelta. Cioè la difficoltà, ok, ovviamente Marianna prende delle decisioni, prende delle scelte molto forti che la portano a delle conseguenze di cui si fa da carico, o, insomma, chiaramente, ma era un po' difficile che le donne potessero scegliere in modo appunto privo di giudizio, eccetera, cosa che comunque permane oggi, perché c'è molto questa cosa, quindi vi dirò. A me sembra molto più attuale di quel che pensiamo per certi versi, se pensiamo alla condizione femminile e al grande subbuglio emotivo che cerchi, insomma, che sei riuscito, no, a restituire grazie a questo iconico personaggio. Quindi io direi, leggiamolo perché non è. Ci sono delle cose in cui anche le donne del 2023 si riconoscono, molto. No, no, beh, lo penso anch'io perché poi, come dire, per le scelte e per i drammi affrontati, ahimè, è evidente che Marianna è un personaggio molto moderno, per certi aspetti financo spregiudicato, voglio dire, ma è anche una spregiudicatezza. Per certi aspetti, diciamo, indotta, come dicevi tu, da tutte queste negazioni che in qualche modo lei poi subisce, e anche appunto per questa doppia morale, di cui è testimone fin dall'inizio. Insomma, doppia morale che, ecco, oggi più che mai temo sia attuale. Perciò, guarda, io ti ringrazio, è stata una bellissima conversazione, come sempre con te, devo dire, Grazie a te. Stefania, e ringrazio naturalmente chi ha partecipato. Io continuo, ecco, in questa parte, diciamo così, della mia produzione, segnatamente, diciamo, nei romanzi che portano, come dire, il marchio Nord-Sud di Adriano Stalani, ma poi non solo, perché comunque è evidente che anche nelle pubblicazioni di Newton ci sono stati e ci saranno grandi personaggi femminili, però, come dire, prima con Francesca da Rimini, adesso con Marianna Dei Leiva,
E in futuro vedremo Giovanna d'Arco, chi per lei non lo sappiamo Dobbiamo ancora, organizzare la però ecco, petizione, insomma. voglio proprio dedicare una parte della mia produzione a questo tipo di voci, di personaggi, perché io credo che più che mai oggi ci sia bisogno di personaggi femminili. Lo dicevo tanto tempo fa, quando non era così di moda, quindi mi permetto di dirlo oggi con insomma, un minimo di senso di responsabilità, e mi pare che comunque si siano mosse molte cose, perché effettivamente, guardando a tante grandi autrici che sono arrivate recentemente e a grandi personaggi femminili che sono giunti, insomma, mi pare che i tempi non solo sono maturi, ma insomma hanno maturato anche frutti e risultati insomma importanti. Però io insomma per coerenza continuo a battere da questo punto di vista, perché secondo me non basta mai, anche perché attenzione, tante volte e questi personaggi femminili sono stati oscurati da una storiografia maschile e maschilista, perché poche Certo. sono storicamente le donne che hanno potuto dedicarsi, per ragioni evidenti, allo studio della storia dell'arte, eccetera. Adesso ovviamente le cose sono in parte cambiate, però è evidente che per generazioni e generazioni anche lì le bocche sono state chiuse, Cucite. esatto, e quindi abbiamo sempre avuto una versione maschile della storia che ha rimosso i personaggi femminili. Ecco, in questo mi considero, se non un unicum, almeno uno un po' particolare, perché almeno, ecco, io invece alle donne voglio dare voce, fermo restando che le donne lo fanno benissimo già da sole. Da Però, insomma, sole, vabbè, ogni tanto una però. voce maschile, magari amica, non guasta, secondo me. Mi piace pensare così, almeno, ecco. Io direi che ogni aiuto, no, è sempre ben accetto in generale, quindi assolutamente Bene, sì. bene. Grazie mille per questa diretta, Grazie grazie a infinite. tutti voi che Grazie. avete seguito, siete stati tantissimi. Vi ricordo di acquistare e supportare con recensioni, con messaggi, insomma, il bellissimo romanzo, nuova uscita di Matteo, eccolo qui, lo trovate in tutte le librerie, era già disponibile anche alcuni giorni prima della data d'uscita in alcune, quindi fantastico. Tu domani lo presenti dal vivo dove, Matteo, ho visto, hai una Allora, presentazione? per chi vuole, Scatola Lilla, di Che sia di Canio, a Milano. Saremo poi sul palco, è collegato la Scatola Lilla della Pre-Coupe, che è un locale con teatro, eccetera. Insomma, io vi aspetto. Nel link in bio trovate direttamente Ecco. il link per prenotarvi, e mi fermo qui. Però insomma, se siete milanesi domani ci O incontriamo, ci se siete di abbracciamo, passaggio, c'è. dedichiamo Matteo c'è. e via. Grazie Grazie infinite, ancora. Stefano. Ciao, buona serata a tutti. Ciao Ciao a Matteo, te, grazie. ciao, ciao, Ciao. grazie a tutti, ciao Ciao ciao. ciao.